benvenuto nel canale Sports Today con le ultime notizie. Come punto oggi alla Pinetina è in programma una riunione fra dirigenza, staff e giocatori. Si parla di possibili multe in seguito il battibecco tra Lukaku e Barella andato in scena l'altra sera a Genova. Dopo il fischio finale di St. Pinter, i calciatori nerazzurri sono usciti dal campo a testa bassa, senza parlarsi. Lukaku e Barella erano giù in panchina per il cambio subito al 66. E pare che fra loro non ci sia stato neppure bisogno di chiarire cosa era successo in campo. In pratica, nessuno ha mai paventato possibili litigi o rischi di fratture nel rapporto tra i due calciatori. Eppure all'Inter non è piaciuto quel bisticcio durante il match in favore di telecamere. Ecco perché si parla di possibili rimproveri formali o addirittura di multe. Al di là dei provvedimenti, che comunque non dovrebbero essere seri, la dirigenza vuole che la squadra eviti in futuro di manifestare certi atteggiamenti. Lo spirito ipercritico e gli scontri verbali in campo non servono a niente, specie in un momento così delicato. Cioè dopo un pareggio contro la penultima in classifica. Anche da un punto di vista professionale, poi, non è simpatico né conveniente che tali scene siano offerte in pasto a milioni di spettatori. Inzaghi ha comunque fatto capire che, dopo lo scontro verificatosi durante la partita di Genova, l'attaccante e il centrocampista dell'Inter siano già andati oltre. Quindi il club interverrà solo per sottolineare quanto scene simili possano essere dannose a livello di immagine. Possibili multe o rimprovero formale, ecco cosa succederà a Lukaku e Barella. I chiarimenti e i rimbrotti in spogliatoio già ci sono stati, questo è indubbio. Ma l'Inter ha bisogno anche di dare un segnale all'ambiente e a tutta la squadra. Potrebbe bastare un colloquio. Oppure bisognerà intervenire con multe e possibili provvedimenti disciplinari? L'impressione è che le acque siano agitate più per lo 0-0 che per il litigio in campo tra il belga e il sardo? La volontà è quella di voltare subito pagina e concentrarsi sull'Udinese e sul Porto. Simone Inzaghi aveva già condannato la vicenda, smorzandola subito dopo dicendo che Lukaku e Barella sono grandi amici. Di certo sia Lukaku che Barella sono dispiaciuti per quanto mostrato. Ma l'importante è che non ci siano strascichi nello spogliatoio. Sono litigi da campo, così si dice, e il feeling fra i calciatori non è mai stato in discussione. Quindi cosa c'è da punire o stigmatizzare? I dirigenti vorranno fare capire alla squadra che bisogna evitare certe manifestazioni di nervosismo ingiustificato. Anche perché, certe cose, a lungo andare, pesano sul morale e penalizzano le prestazioni. Non ha senso appesantire il clima delle sfide con gesti di insofferenza, schermaglie e insulti. Il colpevole non c'è punto intanto i tifosi si schierano, accusando Barella o Lukaku o criticando entrambi. Le possibili multe che arriveranno dovranno servire anche a dimostrare che per l'Inter entrambi i giocatori sono responsabili di un comportamento sbagliato. Insomma, la dirigenza oggi sarebbe attesa alla Pinetina per un confronto con tecnico e squadra per chiarire definitivamente la faccenda. Ci sarà soprattutto modo di analizzare le ragioni che hanno portato a non vincere la partita contro la Samp. E si discuterà poi di come migliorare il dialogo in campo. All'orizzonte ci sono partite fondamentali per la stagione, non è il momento di innervosirsi o scontrarsi. Può anche darsi che non arriverà nessuna multa da parte della società ai giocatori. La vicenda in Viale della Liberazione e alla Pinetina è considerata archiviata per molti versi. Ma di sicuro Matotta ricorderà a tutti che non sta ai giocatori rimproverare i propri compagni e che Barella non deve continuare a sbracciare. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.